Quell'anno lo staff dei miei cani era all'apice in quanto a rendimento e quei due che avevo messo in campo si stavano distinguendo per coesione e complicità reciproca. Ma dalle prime mosse del mattino mi resi conto che i miei due ausiliari erano sovreccitati da un'infinità di uste disordinatamente sparse nel quartiere, tanto che ebbi la netta sensazione che ciascuno dei due, nel corso dei loro accertamenti, fosse attratto da uste di beccacce diverse. E ciò anche se ad un primo esame, considerato il collegamento che ciascuno dei cani manteneva con me, tutto poteva far pensare che entrambi negoziassero le stesse beccacce, ma ciascuno di loro in maniera del tutto differente. La caccia alla beccaccia è un po' simile a molti giochi da tavolo, nel corso dei quali chi è in partita vede sempre meno di chi assiste da fuori gioco e non è coinvolto dagli eventi. A tavolino e a freddo è per me facile ora attribuire l'eccessiva frenesia dei cani ed il conseguente spirito di competizione instauratosi tra loro alle favorevoli condizioni di olfattazioni presenti quel giorno. Ma mentre si è in gioco e sollecitati con frequenza a portarsi al servizio dei cani, certe congetture non si ha nemmeno il tempo di concepirle. Bulo è fermo, ma... Piccolo è fermo. Quando dico avanti, vuol dire avanti 50-60 metri, perché io devo stare fermo qua. Avanti vuol dire avanti, non 2 metri, vuol dire 30 metri, 50. Sento, eh? Oh, guarda qui. Ne un'altra. Era lì, poi ha camminato lei. Quel giorno, in ossequio probabilmente ai miei vagheggiamenti mentali, i nomi avevano contribuito ad ingigantire e moltiplicare la fragranza delle uste sparse nella zona, propinandole ai cani con vento teso ed aria asciutta.